La Chiesa ha bisogno di voi per poter compiere il mandato consegnatole dal Risorto. Voi siete la speranza di questa Chiesa che ha 2000 anni ed è sempre giovane. È giovane grazie a voi. Ma io direi anche voi siete giovani spiritualmente, grazie alla Chiesa, grazie a Cristo. Sono saldi in voi i valori della famiglia, lo abbiamo ascoltato, lo abbiamo visto con i propri occhi durante questi giorni. Valori della famiglia, valori dell'amicizia, della disponibilità verso gli altri. Amore per questi valori. E se potrei fare un grido per tutto il mondo, per tutta l'Italia, che non si permetta di distruggere questi valori che qui sono così radicati, così vissuti. Non distruggere, non sostituire con un altro progetto di vita che è materialista, superficiale. Questi valori fanno la umanità della vostra gente e fanno anche l'umanità, cristiana umanità, di tutta l'Italia, di tutta l'Europa. Con i 20.000 giovani di Basilicata che ora cantano il canto della Madonna Nera, Papa Giovanni Paolo II ha avuto un dialogo affettuoso. Infatti il suo non è stato un discorso. Madonna Nera, mi permette ancora di ringraziare la Provvidenza per questa visita. Le prospettive non si presentavano troppo buone, climatiche, dico. No, climatiche, altre no. Invece, dopo la breve pioggia di Matera all'inizio, per darci una ammonizione, tutto è diventato diverso, cambiando sempre in meglio, viene il sole, e oggi era il sole fortissimo qui a Potenza, allora un buon segno, e si è mantenuto il clima in ordine, si è mantenuto, diciamo, fino a questo momento. Allora ringraziamo la Provvidenza per questa circostanza climatica così positiva che ci ha aiutato di essere insieme in diversi posti. E poi naturalmente ringrazio tutte le persone qui presenti, ma anche tutte le persone che qui sono intenzionalmente presenti, tutta la Basilicata. A tutta la regione, ecco. Basilicata, arrivederci. Ecco il saluto finale del Papa. Una...